Non si fermano neppure davanti a genitori con i bambini. I poliziotti macedoni gestiscono con i manganelli l'afflusso di migranti dalla Grecia. Persone che hanno passato la notte all'aperto, sotto la pioggia, in accampamenti di fortuna. Tra 3.000 e 4.000 profughi arrivano ogni giorno, ha fatto sapere il governo, che prevede di erigere una barriera lungo la frontiera con la Grecia. Una soluzione, secondo Skopje, davanti all'emergenza umanitaria rappresentata da migliaia di persone che scappano da fame e guerre, che si ritrovano alla frontiera, trattati come cani. Nella notte da Gevgelia, nel sud della Repubblica di Macedonia, una cinquantina di autobus e tre treni hanno trasportato oltre 5.000 migranti verso la Serbia. A ritmi regolari i viaggi dei profughi sono proseguiti in giornata. L'obiettivo è raggiungere la Germania attraverso l'Ungheria e l'Austria o proseguire più a nord, verso la Svezia. Una volta in territorio macedone, i migranti si avviano lungo un sentiero accanto ai binari della ferrovia. Un centro dell'Alto Commissariato ONU per i rifugiati mette a disposizione cure, cibo e acqua e documenti per poter viaggiare. Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare circa 23.000 migranti dall'isola di Lesbo per decisione di Atene.